Salve a tutti i Clashers, da Dennis di RBN Randaggi by Night. Continua la nostra serie di vittorie. Oggi vi presento questa war contro Sunnys Warriors, clan di livello 10 con, se non erro, 300 e passa guerre vinte. Quindi una guerra abbastanza carina anche questa qui. Finisce 72-65, quindi non siamo riusciti a fullare con tre attacchi mancanti. Ma sono uscite veramente delle belle triple, belli attacchi. Primo che vi mostro è l'attacco, insomma, del numero 2 Supremacy, danni del 3 Hocus Pocus, che sarebbe anche il nome di una vecchia tecnica che si usava, ovvero Full Streghe. Abbastanza ambiguo questo nome. E allora, Walking Queen da sud con qualche giga a coprire la Queen dal guardiano e dalle altre difese esterne, la fa nel frattempo girare verso sinistra, spaccando il muro sul cannone. Uno sgherro per far fuori la miniera d'oro, per permettere appunto alla Queen di entrare all'interno di quel varco, di quella sezione. Esce adesso il castello nemico, lo fa fuori, lo fredda con un paio di veleno, anzi una veleno se non erro. Entra nel frattempo con il re e si va a prendere una torre inferno, un arco X. La regina nel frattempo si prende la Queen avversaria, il re ha già spaccato mezzo mondo insieme appunto alle valchirie. Ha già utilizzato tutti i domatori, qualche mago di clean, utilizza adesso una cura. Leggero appunto le ha già utilizzate, l'assalto è ancora visibile come vedete, quindi è possibile vedere dove l'ha usata. Resta ancora qualche domatore in clean, qualche altro sgherro appunto per continuare il clean up. Tre stelle veramente belle queste di Supremacy. Prossimo attacco che andiamo a vedere è quello di Cop, quindi andiamo subito sui TH9, ai danni del numero 5 Cody. Una Walking Queen Gohog, senza complicarsi la vita. Walking Queen Gohog, quindi un attacco visto e rivisto, quindi normalissimo per noi da fare. Fa partire la sua Queen appunto da nord, facendola scendere verso destra. Spacca adesso quella sezione in cui appunto c'erano la Torre Stregone e il cannone. Si va a prendere subito la Queen nel castello nemico senza utilizzare appunto pozioni insomma ulteriori. Utilizza adesso il golem, qualche mago, il re in entrata a ore 5 circa. Si va a prendere quindi, suppongo, anche il re. Infatti mette l'assalto proprio lì dove ci sono anche le 4 tesle, quindi si va a prendere anche tutte le tesle in pratica, e può utilizzare il resto dei domatori per far fuori le ultime difese. Ne ha ancora 6 a disposizione, ne utilizza altri 3 adesso e altri 3 a nord sulla torre arciere. Qualche mago di clean appunto che si è conservato successivamente al push con il re, e quindi 3 stelle abbastanza, o meglio apparentemente facili queste. Nel frattempo mi arrivano le notifiche, quindi adesso le stacco un attimo perché sennò rompo un po' le scatole. Prossimo attacco di Saki 99, danni del numero 7 Yoda. Fa una Walking Queen Lalun. Come vedete 5 guaritori, non li vedevo utilizzare da tempo 5 guaritori sulla Queen, cosa che prima si faceva dire più spesso, poi con la appunto con la col potenziamento delle valchirie, quindi si usano molto le valchirie, quindi non è permesso a livello di spazio usare 5 guaritori. Qui ce lo fa rivedere Saki come si fa. Esce subito il castello, lo fredda appunto con la sola Queen e una veleno. Utilizza adesso un'altra furia sulla Queen. Nel frattempo con il re a nord insieme a uno sgherro per aiutarlo nel clean up, fa fuori appunto della roba esterna appunto per non far girare la Queen. Mossa direi molto astuta. Nel frattempo utilizza un'altra furia sulla Queen per far fuori appunto un paio di tesla del cannone e un'altra difesa aerea. Praticamente si toglie 3 difese aeree, solo la Queen, incredibile. E utilizza adesso l'Ala Lun con mastini e mongolfiere, un attacco davvero bellissimo. E suppongo che swagherà anche una velocità. In effetti va così. Poteva anche non utilizzare l'altra velocità, secondo me avrebbe tristellato il villaggio ugualmente, ma ha voluto farlo. 100% anche per Saki, veramente un bell'attacco questo. Prossimo attacco che vediamo è quello di Hellboy Lex ai danni del numero 9 Harry. Hellboy non mi ricordo se fosse di Crimine S.P.A., credo di sì.
Qui fa praticamente una gola lun. Se non erro, dovrebbe essere un attacco normalissimo. Quindi golem, maghi, entrambi reali ad andarsi a prendere due, almeno due, difese aeree, dato che ho utilizzato appunto due golem e la queen. Solitamente il calcolo dei golem da utilizzare nella golava o gola lun, chiamatela come volete, si fa in base alle aeree che si vogliono prendere, ovvero un golem per un'area 2x2 o 3x3 aeree. In alcuni casi poi si riesce anche a utilizzare un golem e prendere due aeree in base alla disposizione. In quel caso avremo molto margine a livello di truppaggio, quindi molto spazio in più. Ma golem di push si va a prendere due aeree e poi utilizza come MA furia e velocità per andarsi a prendere il resto delle difese. C'è ancora un'altra Tesla in piedi insieme a una torre arciere, quindi l'attacco non è andato proprio diciamo al 100% in modo particolarmente efficace, però comunque riesce con qualche mongolfiera, qualche mago di clean e i piccoli mastini lavici a fare il clean up, quindi a portare la testella a casa. Prossimo attacco che andiamo a vedere è quello di Musk alias Tomcat ai danni del numero 10 Annie. E qui cavolo ci siamo. Questo è il mio attacco, quello che mi piace tanto, lo dico sempre ogni volta che vedo un attacco di questo. Nei video che commento lo dico sempre, Walking Queen Dragons, bellissimo attacco, almeno a livello spettacolare. Magari non è uno degli attacchi più risolutivi come può essere una Gova-Ho, però è davvero molto molto spettacolare. Con la Queen si va a prendere più difese aeree possibili per poi utilizzare draghi, 6-7 draghi insieme anche a qualche mongolfiera, male non ci sta, per andarsi a tristellare appunto tutto il villaggio, quindi andare a chiudere tutto il resto delle difese. Anzi, qua anche fa una cosa, fa un'altra grande figata, fa una mini la lun. Questa è un'altra cosa che vedo spesso fare in una Walking Wind Dragons, ovvero utilizza un mastino e semplicemente 4 mongolfiere, quello che avete visto, per andarsi a prendere una singola difesa aerea. Una mossa veramente molto molto astuta. Poi come vedete con i draghi da destra si va a prendere entrambi i reali. Il castello nemico già uscito, con il re appunto ha fatto spazio, quindi lo ha usato, diciamo, di clean all'esterno. Rimangono ancora 3-4 draghi vivi. Il re nel frattempo è anche entrato, quindi non è nemmeno stato sacrificato. Svagga, se non erro, anche la furia. Quindi veramente un attaccone questo di Musk. Un attacco che mi piace molto. Butto adesso la furia. È così che si fa, diamine. Quando svaggate non tenetele, buttatele giù, perché è giusto così. Prossimo attacco che vi mostro è di Greymon, colui che se non erro ambusciò Greek Warriors, almeno nella guerra coi crimini. Sì, vabbè, se non erro il villaggio era questo, il proprietario non ricordo, dovrebbe essere Tilde di Crimine, che ci fa vedere questo attacco contro il numero 13 John. Altra Aqualung Dragons, quindi altro bell'attacco da vedere. Vedremo se avrà un mastino nel castello, ma credo che abbia un altro drago. Dico credo perché questo è il, diciamo, il commento appunto da Kitto che dico sempre di fare, ovvero guardo i video per la prima volta e li commento sul momento perché mi piace di più, perché sembra più realistica la cosa. Non mi piace rivedere gli attacchi mille mille volte perché mi perdo anche il bello degli attacchi, perché so già in pratica quello che succederà. Nel frattempo, appunto, ha mandato già i draghi dalla sinistra e si appresta appunto a prendere tutti i lati di difesa. C'è ancora un'altra difesa aerea, la Queen nel frattempo si andrà a prendere la seconda. Clean up. Prossimo attacco che vi faccio vedere è quello di Daniele. Prossimo e ultimo attacco di questo video è quello di Daliene, Dali del numero 14 Dylan. Se non erro dovrebbe essere Davide, il nostro Davide TH11, se non erro, adesso ad attaccare con il suo profilo TH9. Ha soltanto la Queen, come vedete. Utilizzerà anche delle Valchirie. Salto direi molto ambiguo messo in questa posizione. Poteva anche usare degli spaccamuro volendo. Ma va bene così. Si va a prendere subito una difesa aerea. Cosa che ovviamente è inutile per un attacco terra, ma lo dico lo stesso.
Esce adesso un maledetto Pekka dal castello, quindi è costretto, come vedete, a utilizzare l'abilità, perché non esiste né furia né velone che tengano quando esce un Pekka contro una Walking Queen. Anzi, solitamente il Pekka in castello si mette in difesa proprio per contrastare una Walking. Nel frattempo utilizza un golem e qualche mago a nord insieme... Cavolo, stavo per dire insieme al re, mi ero dimenticato che non ce l'aveva. Insieme alle sole Valchirie. Salto e cura per loro, che nel frattempo strapazzano le difese vigenti appunto in quelle due sezioni. Utilizza adesso i domatori Surgical in maniera perfetta e swagga anche una furia. Adesso buttala giù, ti prego, non tenertela, perché altrimenti, come nel video precedente, ti do lo spilorcio come ho fatto con Dylan, con Rohan. E invece la butta, si fa così, cavolo. 3 stelle anche per lui. Se il video vi è piaciuto, se gli attacchi vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti non me ne frega, no, sto scherzando. Potete benissimo dire quello che volete, pensare quello che volete. A noi fa sempre piacere sentire la vostra idea sul nostro clan, sui nostri attacchi. Ci vediamo al prossimo video da Dennis di RBN Randaggi by Night.